Bene, divisioni a sinistra o comunque dialettica da campagna elettorale, divisioni anche a destra. Abbiamo sentito ieri l'onorevole Santanchè dire, diciamo così, mettere il termine rottamazione anche dall'altro lato. Vorrebbe azzerare i vertici del PDL perché sarebbero stati gli artefici della discesa vertiginosa nei sondaggi. Abbiamo collegato con noi per parlare proprio di questo l'onorevole del PDL, Deborah Bergamini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie ovviamente a lei per essere con noi. Allora, lei da che parte sta? Dalla parte di Santanchè oppure dalla parte di Alfano che l'ha definita una sfascista? Ma guardi, io devo dire che non voglio dare una risposta democristiana, ma sto dalla parte per una volta di un po' di buonsenso. Con gli annunci fatti sui giornali e in trasmissioni dove sguazza il fango non si fa strada, e non si fa strada soprattutto verso il nostro elettorato e verso i nostri concittadini. Quindi non apprezzo assolutamente le intemerate né della Santanchè né di altri. Dall'altra parte però non lo possiamo e non lo dobbiamo nascondere, c'è una grande crisi interna al mio partito, una crisi che era ovviamente prevedibile visti gli sviluppi dell'ultimo anno. Quindi prima le dimissioni del governo Berlusconi, naturalmente le polemiche che sono seguite, il dovere responsabile di sostenere un governo, quello dei tecnici di Monti, che sta facendo l'opposto del nostro programma elettorale. Quindi tutto questo ovviamente ha messo a durissima prova il nostro partito. Sappiamo anche molto bene che c'è un bisogno di rinnovamento profondo. Da qui a fare appunto intemerate personalistiche, la strada è molto lunga e non bisogna percorrerla. Una domanda da parte del direttore dell'ANSA Toscana qui con noi, è Stefano Fabbri. Sì, buongiorno, Buongiorno al buongiorno, direttore. buongiorno, buongiorno. Di domande, a dire la verità, ne avrei due. La prima ovviamente riguarda la situazione del PDL, e cioè la sensazione è che siamo un po' ancora abbastanza lontani da un punto di caduta che possa essere o la nascita di un nuovo partito, come in qualche modo ha fatto capire lo stesso Berlusconi, o un restyling di ciò che in questo momento c'è. Mi piacerebbe sapere da Deborah Bergamini quale delle due strade è la più praticabile, o forse se ce n'è una terza. La seconda domanda invece è questa: parlavamo poco fa di primarie e di PD, non per parlare degli altri partiti, ma comunque è un dato del quale non possiamo fare a meno poi di fare riferimento. Si parla spesso della possibilità che alcuni elettori del PDL siano tentati dalla scelta di Renzi. Questo è così vero dentro il partito, dentro il Popolo della Libertà? Sì, allora, per quello che riguarda la prima domanda, il punto di caduta, allora è chiaro che c'è un grandissimo fermento su questo ed è molto interessante vedere quello che sta accadendo nel PD. Che cosa sta facendo Renzi? Renzi sta, non paradossalmente, aumentando il consenso intorno al PD. Quindi sta facendo un gioco funzionale al partito, perché evidentemente al netto di tutte, le liste, le litigate, i contratti, le provocazioni, noi stiamo registrando nei sondaggi un PD in crescita. Perché? Perché si sta facendo vedere che nel partito è in corso un forte processo di elaborazione, una sfida anche generazionale, ma non solo. Allora, in modo diverso, però, mi sembra che si stia profilando un po' lo stesso scenario all'interno del mio partito. Io mi trovavo in questi giorni a Bucarest al congresso del PPE, come sapete c'era Alfano, c'era Casini, e quindi era chiaro che molte delle discussioni fossero incentrate proprio su come il nostro partito deve affrontare una sfida di rinnovamento che per forza dobbiamo vincere. Però è chiaro che ci troviamo in una situazione diversa perché noi abbiamo un conto che paghiamo al nostro elettorato, lo ripeto, a causa del sostegno al governo Monti. Noi abbiamo una parte del nostro elettorato che non comprende questa scelta e non la appoggia e un'altra parte invece che in qualche maniera sembra comprenderla. E questo dualismo ovviamente lo vediamo anche sulle scelte che noi dobbiamo fare. Poi al netto di questo evidentemente c'è una forte pressione
nel PDL affinché ci sia un ricambio dei vertici, un rinnovamento. Io stessa nel corso degli anni, anche per quello che riguarda la Toscana, l'ho invocato più volte e sono sicura che provvederemo a questo. Se poi Berlusconi intende costituire un partito che parallelamente poi si federerà, si unirà, eccetera, dove lui intende portare l'infa vitale da parte del mondo imprenditoriale, quello che si sente più trascurato da noi, beh, questo io non vedo nulla di male, tutt'altro lo vedo, ecco perché ero partita con il paragone con il PD, lo vedo come un potenziale incremento della nostra base elettorale, della nostra base di consenso che in questo momento sta soffrendo molto, però ripeto, anche per scelte responsabili che noi stiamo facendo. Grazie a Deborah Bergamini per essere stata con noi. Grazie a voi. Arrivederci e buona giornata.